Voi vi dovete vergognare. Vergognare, 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 vergognatevi. È l'unica cosa che riesco a dirvi. Vergognatevi. I presupposti c'erano tutti perché si arrivasse a questa partita in questo modo. Ma no, non giocata così. Giocata così è vergognoso. Giocare una partita, un ottavo di un europeo in questo modo è vergognoso. Neanche un'amichevole va giocata in questo modo. Avete fatto cagare tutti dal primo all'ultimo, salvo sempre solo Donnarumma, che comunque si è preso due gol, ma non per colpa sua. Vergognatevi, non ho altre parole. Non ho altre parole. Zero gioco, zero voglia, zero pressing, zero garra, zero tutto, tutto. Tutto, ci sono stati dei momenti della partita in cui mi chiedevo se la Svizzera fosse il Brasile o l'Italia fosse la Burkina Faso. Poi ho capito che il Burkina Faso avrebbe giocato molto meglio di questa Italia, quantomeno avrebbe cercato di far qualcosa. La gente non si reggeva in piedi. Ho visto gente non reggersi in piedi, tutti, tutti, e non venitemi fuori con sta stronzata del blocco Inter perché ne ho le palle piene, come se tutti gli altri avessero giocato bene, hanno fatto cagare tutti, tutti, il blocco Inter, il blocco Juve, il blocco Roma, il blocco Lazio, tutti hanno fatto cagare, tutti. Perché come ha giocato Fagioli, il famoso blocco Juve, come ha giocato Chiesa, non hanno fatto niente, hanno fatto pietà, pietà, pietà per 90 minuti. Ci sono stati dei momenti della partita in cui la Svizzera ci ha deriso, ci palleggiavano in faccia, ci hanno messo il pisello in testa, senza alcun tipo di opposizione da parte nostra. Io mi vergogno, ve lo dico sinceramente, mi vergogno di essere rappresentato da una nazionale del genere, perché lo spirito italiano non è questo. Non è questo, perché tante partite sono state fatte di merda dalla nazionale italiana, soprattutto in questo periodo. Ma un minimo di orgoglio, un minimo di amor patrio, niente cazzo, niente, niente. Niente, 11 burattini che gironzolavano per il campo contro la Svizzera, che per quanto vogliamo dire che è una buona squadra, è sempre la cazzo di Svizzera! È sempre la Svizzera, non è il Brasile, non è l'Argentina, non è la Germania, è la Svizzera! È la Svizzera! Ci sta a perdere con la Svizzera, ci sta a perdere con la Svizzera, ma non in questo modo, non in questo modo. Non in questo modo. Questa partita doveva essere equilibrata perché le due squadre si equivalgono. Anzi, forse tecnicamente siamo meglio noi, ma siamo riusciti a far apparire la Svizzera come la Spagna. Anzi, meglio della Spagna, perché contro la Spagna quantomeno un gol abbiamo preso. Qui ne abbiamo presi due. E ancora, ancora. E quello che fa capire più di tutti la condizione mentale inesistente di questi qua è il fatto che siamo riusciti per la seconda volta a prendere un gol dopo 10-15 secondi. Questo è vergognoso, questo vuol dire entrare in campo senza testa. Con l'Albania siamo riusciti a recuperare, con questi no, perché ci hanno dato la mazzata finale a 10 secondi dall'inizio del secondo tempo. Una vergogna. Ragazzi, una vergogna. Io ve lo giuro, ve lo dico, non voglio più saperne di questa nazionale, non ne voglio più sapere. Ovvio che la tiferò ancora, ma adesso basta, non ne voglio più sapere. Mi avete rotto i coglioni, mi avete fatto vergognare di essere italiano. Fate schifo, sappiatelo. Thank you.